Ma le parole di quelli che hanno parlato prima veramente mi hanno commosso, mi fanno pensare che non ci sia molto che io vi possa dire. Una cosa però mi è venuta in mente quando mi hanno presentato quel bellissimo dono, quella bellissima rosa per mia moglie. E una delle domande che erano previste in questa conversazione in classe era, dice, ma qual è il suo idolo, Presidente? Ora, più che pensare a idoli, io spesso penso, questo più si invecchia, più ci si pensa, a chi... Non sentite? Sì, sento. Allora... viene in mente, ma devo qualcosa a qualcuno nella mia vita, per quel che sono diventato, per quel che ero, per tutto. E mi vengono in mente, diciamo, tre gruppi di persone. Uno, io devo moltissimo ai miei genitori. Non tanto, devo dire, dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista spirituale, psicologico, formativo, l'amore per il lavoro, il fatto che bisogna lavorare è importantissimo, è parte della nostra esistenza, il rispetto delle regole, ma anche una, diciamo, consapevolezza, qui non voglio parlare difficile, insomma coscienza, sapere chi sei, che cosa ci stai a fare qui, cos'è che combini, te lo devi chiedere tutti i giorni, cos'è che ho fatto oggi. Ecco, questo viene, sono una un po' delle cose che vengono da parte della mia famiglia di origine. Poi ho avuto degli insegnanti straordinari. Ho avuto degli insegnanti straordinari a scuola, degli insegnanti straordinari all'università e anche dopo, negli studi successivi che ho fatto in America e anche in Italia. Gli insegnanti, quanti insegnanti bravi ci siano, la gente non lo capisce, lo ignora, ma sono tanti e bravissimi. E in un certo senso voi li avete davanti. Come ha detto il Presidente Zaia prima, sono veramente quelle persone che non solo si sacrificano, perché il sacrificio ha l'idea di una persona che è triste e che deve fare qualcosa perché lo deve fare, ma si divertono a star con voi e sono coloro che vi danno l'inizio, i primi messaggi della vita, sono coloro che vi dicono ma tu che hai fatto, sono coloro che vi aiutano a trovare la, e qui parlo un po' difficile, la consapevolezza di voi stessi. E gran parte di loro lo fanno col sorriso. Questo è. Cioè, ma poi, per tornare alla rosa, è la terza persona più importante a cui devo gran parte di quel che ho fatto negli ultimi 40-50 anni, mia moglie. Perché. Perché e ogni tanto, diciamo, mi viene in mente alla quantità di fesserie che avrei fatto se non ci fosse stata lei. E anche alla capacità, come dire, di capire il momento psicologico che io ne ho attraversati tanti nella mia vita. Insomma, e poi la famiglia che si è creata, i figli, i nipoti della vostra età. Quindi è tutta una, come dire, una storia bella che si centra su di lei. Quindi un applauso per lei. La canzone è stata bellissima, veramente bella. La pace, la libertà, la democrazia, la pari dignità, come diceva il Presidente Zaia prima, questo è uno Stato dove si curano tutti, non ci sono differenze. Insomma, naturalmente sono dei valori e noi cerchiamo, facciamo di tutto
perché questi valori siano verificati nella realtà, perché spesso uno dice delle parole che poi però non hanno riscontro nei fatti, e quindi ecco, quello è uno dei, come dire, dei doveri che abbiamo tutti noi, cercare di far sì che alle parole corrispondano i fatti, che alla Costituzione, alle parole della Costituzione, che sono bellissime, le parole della vostra canzone, corrispondano i fatti. È una cosa complessivamente semplice a capirsi, non è molto difficile, però richiede una partecipazione, una voglia di cambiare le cose, perché le cose da sole non vanno verso quei valori, non vanno verso quei valori, vanno diversamente, vanno male. E questo è il fatto. Quindi voglia di cambiare le cose, di cercare di puntare sempre a questi valori. Questo è un po' quello che veramente dà senso a quello che noi siamo. La guerra. La guerra, dicevo prima, è naturalmente chi attacca ha sempre torto. Chi attacca usando la violenza ha sempre torto. Quindi qui c'è una differenza tra chi ha attaccato e chi attacca. Questa bisogna tenerla in mente. Come dicevo prima sopra, è come, non so, noi passiamo per strada, vediamo uno grosso grosso che dà schiaffoni a uno piccolo piccolo. Dico uno, spero che non sia una e una, eh. Ma insomma, è così, perché spesso, secondo me, le donne non lo fanno questo. Comunque, vediamo uno grosso grosso che dà schiaffi a uno piccolo piccolo. E noi che facciamo? L'istinto qual è? È quello di andare lì, dire ma smettila, dai, è quello di aiutarli, aiutare il piccolino. E quello che è successo in Ucraina, il piccolino è diventato sempre più grande e ora si ripara bene dagli schiaffi che gli dà quell'altro. È diventato sempre più grande per due motivi. Prima di tutto perché è stato aiutato da tutti gli amici in tantissimi modi, ma poi anche perché combatte, si difende per un motivo, la libertà. Noi italiani viviamo questa guerra, per fortuna, di riflesso, da lontano, e quindi mi chiedo, cos'è che si può fare oltre ad aiutare il piccolino, quello che era un piccolino, ora non è più piccolino, grosso, comunque per aiutare l'amico, l'amica. Quello che si può fare, che si deve fare, è cercare la pace, cercare di fare in modo che i due smettano di sparare e comincino a parlare. Questo è quello che noi italiani, io, dobbiamo cercare di fare. Io l'ultima volta che ho parlato col presidente Putin ho cominciato la telefonata dicendo la chiamo perché voglio parlare di pace. E mi ha detto non è il momento. La chiamo perché vorrei che ci fosse un cessate il fuoco, non è il momento. La chiamo perché forse molti di questi problemi li potete risolvere solo voi due, lei, Presidente Putin, e lei, Presidente Zelensky. Perché non vi parlate? Non è il momento. Invece ho avuto più fortuna, l'altra settimana quando sono andato a Washington, e parlando col presidente Biden, gli ho detto che forse è solo da lui che Putin vuole sentire una parola. E quindi gli ho detto che telefonasse a Putin, o comunque che... E devo dire, il suggerimento ha avuto più fortuna, perché il giorno dopo, non lui, ma il ministro della difesa americano e quello russo si sono sentiti. Quindi... Poi noi viviamo questa guerra anche in un altro modo, perché ci sono tanti, tanti rifugiati ucraini.
Noi avevamo già una comunità ucraina molto grande in Italia, la più grande in Europa, di 230.000 circa persone, e ora sono arrivati con la guerra quasi 120.000 rifugiati. Gran parte di loro sono donne e bambini, e ci sono molti bambini minori non accompagnati, cioè soli. E di fronte a questa ondata di persone che scappano dalle bombe con le loro case distrutte, l'Italia, le famiglie italiane sono state straordinarie. Hanno aperto le porte delle loro case, i rifugiati sono accolti e l'altra cosa straordinaria è che i bambini e i ragazzi sono tutti a scuola. Quindi le scuole italiane, questo devo dire, è un capolavoro di, come dire, di amore e di efficienza. Le scuole italiane sono state straordinarie, sono stati incanalati nei percorsi scolastici e persino i bambini che vanno all'asilo, gli è stata data l'assistenza sanitaria immediatamente, assistenza finanziaria, un po' di soldi. Quindi, insomma, questo paese è stato straordinario per l'amore che ha mostrato. Questo è il modo in cui noi italiani partecipiamo a questa guerra, da lontano, aiutando gli amici, ma aiutando anche i piccoli amici che arrivano. Quindi questo è stato un esempio di cui noi dobbiamo essere orgogliosi e, tra l'altro, la parola amore figura molto chiaramente nella canzone che avete appena che ho appena sentito. In una delle lettere che ho ricevuto c'è una frase molto giusta che dice: non dobbiamo vederli, i russi, solo come cittadini russi, ma anche come cittadini del mondo. Quello, io la leggo in questo modo: i cittadini russi non sono colpevoli per quel che fa il loro governo. I cittadini russi sono come noi. Quindi dobbiamo e dovremo, quando la guerra sarà finita e le condizioni e le circostanze ce lo permettano, considerarli come noi, non come nemici, perché non sono loro i nemici. Questo è importante ricordarselo. Di nuovo significa cercare pace qui. Grazie. Si diceva prima che questa guerra non ci voleva proprio, e soprattutto perché viene dopo la pandemia. E voi, io capisco, abbiate sofferto tantissimo con la mascherina in classe. Soffro io regolarmente quando me la metto, cerco di non mettermela quando sto solo, ma insomma. Io sono ottimista. Ah, ecco, a proposito, il presidente Zai ha detto qualcosa sui pessimisti. Il pessimista non serve a niente, perché il pessimista sta lì seduto a... o la pessimista sta lì seduto a dire le cose non vanno bene e non fa niente però. E sta lì a criticare, si dispiace, è arrabbiato, è triste. No, una cosa la fa, spesso ti fa capire delle cose che tu magari non te ne accorgi così, no? Però a parte quello è uno stato d'animo che non produce. Quindi bisogna, ha ragione, bisogna essere ottimisti, bisogna guardare al futuro come una opportunità, non come un rischio. Non vi dovete preoccupare. Non vi dovete preoccupare, guardare con ansia il futuro. Guardate con ottimismo il futuro. Il futuro è lì perché voi ve ne impadroniate. Il futuro è lì perché voi diventiate protagonisti del futuro. So che queste sono parole un po' difficili, però bisogna guardare al futuro come a una partita. La volete vincere la partita, no? Se no perché giocare se già volete perderla? Questo è il futuro. Bisogna vincere, bisogna essere contenti soprattutto di starci nel futuro. E niente ansia, mi raccomando. Quindi, dicevo, la pandemia, avete fatto cose straordinarie, siete stati bravissimi.
avete rispettato le regole e grazie anche al vostro rispetto delle regole, ma anche e soprattutto ai vaccini, io spero proprio che con l'anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine, guardate. Spero proprio che la pandemia non ritorni. Grazie. E comunque so quanto avete sofferto, perché la cosa più importante alla vostra età, ma anche dopo un po', è stare insieme. Voi, parlavo prima della consapevolezza, i vostri insegnanti vi aiutano ad acquistare consapevolezza, i vostri genitori vi aiutano, ma sono anche i vostri amici vi aiutano. Lo stare insieme vi aiuta a capire chi siete. E quindi a chi siete, ricordatevi sempre, con amore, con bontà, con allegria. Vi dovete divertire, questa è l'altra cosa. E su questo del divertimento vi saluto e vi faccio tante congratulazioni ancora.